Bardella Feel Again, dopo due anni a leccare i gronchi rosa nel buio della stanzetta, e siamo qua. Cerchiamo ovviamente di ripartire dopo tre anni, perché l'ultimo convegno svolto era nel 2019 e abbiamo saltato il 2020 e il 2021, quindi insomma, praticamente il 90% sì, iniziative. Tutte le attività insomma hanno seguito la falsa riga, purtroppo. Abbiamo riniziato, non voglio mettere una nota negativa, con qualche dolorosa perdita, perché alcuni di noi, sia fra i soci che fra gli operatori commerciali, purtroppo sono deceduti. Altri hanno cessato l'attività per il protrarsi dell'inattività. Però dai, siamo moderatamente soddisfatti, perché la gente è venuta, aveva voglia di ripartire. A prima vista, quel che mi ricordo, lo spazio occupato è ben più ampio degli ultimi Bardella Feel, o è un'impressione? No, direi espositori, sì, forse, più banchi, forse qualche tavolo in più, ma grosso modo insomma non c'è molta differenza. Il problema è che abbiamo riscontrato un po' meno affluenza da parte dei collezionisti, forse ancora aleggia un po' di timore per il Covid, insomma. E poi mancanza di vaini, ci sarà anche meno disponibilità economiche, immagino, ecco. Quindi francobolli e non solo, francobolli, cartoline, qui c'è, insomma, c'è un po' la storia del, c'è diciamo tutte le branche del collezionismo tradizionale: filatelia, numismatica, cartofilia, ma poi tutto ciò che riguarda, almeno per quello che concerne me, insomma, la ricerca storica del territorio, quindi documenti, giornali, riviste, libri, insomma, ecco, questo tengo a dirlo, perché qui si trova veramente di tutto. Olinto dal Libiano. Olinto dal Libiano. Sembra il film, no, presente? No, è il famoso paese dove Costanza dal Libiano, la famosa strega che nel 1495 fu processata nel castello di Savignateo e poi toccò anche l'Ari e poi fu assolta. È un film di Benvenuti, del regista Benvenuti. Olinto, sei preparato? Bravo. Come sono preparato? Io sono nato 500 anni dopo in casa della strega Costanza, di 13 mesi in mancino. Qualche proprietà l'avrò, no? Maria, la diavola, una e l'altro, si sente male. Oh, Moreno, si sente male. E sei qui al Bardella Feel a fare? A esporre. Lo stregone, no. No, che stregone, che stregone. La scopa lasciata fuori, sì. No, la scopa... Monete e cartoline d'epoca, dove trovate tutto il meglio del 500 fiorentino e del 500 toscano. Potete inquadrare benissimo, qui c'è un libro. Ma fiorentini e 500 non è che andassero troppo d'accordo, Pisani? No, neanche diciamo, vanno a fine 400 in particolare, via. Non vanno d'accordo neanche, per esempio qui c'è tutta la tranvia della Leopolda, inquadralo, 1844. Dove fu fatta la via ferrata tra Pisa e Firenze, cosa interessante. E poi vi aspettano nel mio circolo letterario, che è situato a Libiano, Circolo Cana, associazione culturale Amanti della Natura, con un bigliettino sì, inquadralo bene, guardami un attimo, inquadralo bene, guardalo anche te, dove sei, guardalo anche te. Vietato darla alle persone, è stato interessante perché abortiscano. Alla diavola. Ma vieni a trovarmi a me. E ci sono questi personaggi. Insomma, meglio le monete del Granducato che l'euro? Tutti in brontolo con diciamo questi euro. Diciamo che con l'inflazione sicuramente le monete del Granducato tengono molto di più rispetto all'euro, che purtroppo si deprezza sul dollaro e altre valute, indubbiamente. Giusto. Come si chiamavano le monete del Granducato? Tolleri e piastre. In asta ne abbiamo diverse, se posso permettermi di farvele vedere, e ne abbiamo appunto quelle col conio livornese, che sono queste. Ce ne sono diverse, a dei prezzi partono da 200 euro l'una, sono dei pezzi mai apparsi sul mercato, che io consiglierei a tutti insomma di pensarci. Grazie.